buonasera, vedo che vi siete accorti che siamo per cominciare e stiamo creando l'atmosfera giusta per cominciare. Benvenuti alla sala Monsignor De Chiara di Mileto per quello che noi vogliamo considerare il primo festeggiamento di una lunga serie di festeggiamenti per celebrare l'assegnazione della partenza di una tappa del Giro d'Italia a Mileto. E qui dovete fare partire l'applauso. Perché in realtà questo è l'evento. Ecco, poi ne sentiremo parlare da tutti i nostri amici ospiti di grandissimo valore, onore e rappresentanza che sono qui proprio con noi, ma direi con voi, per celebrare questo evento della partenza della tappa del Giro d'Italia. È un momento importante per gli amici appassionati di ciclismo di Mileto. Dicevo prima ai colleghi delle televisioni che ho conosciuto Mileto prima attraverso i libri di Suova, la Magna Grecia, poi Ruggero d'Altavilla, la vicenda, l'epopea normanna. Poi però, verso la fine degli anni 70, ho conosciuto concretamente Mileto grazie al ciclismo e soprattutto grazie ad una grande persona che si chiama Mimmo Buso. Mi fa piacere che non ho dovuto darvi l'input dell'applauso, l'avete fatto subito voi spontaneamente, questo è molto bello ed è molto significativo. Mimmo ha avuto il pregio di concretizzare quella che era una già esistente da decenni passione e vocazione sportiva non solo di Mileto ma direi più in generale degli sportivi appassionati di ciclismo calabresi. Risaliamo, o meglio voglio risalire io per motivi personali alle grandi imprese sulle strade di Calabria di Fausto Coppi circa 70 anni fa, lo dico oggi perché in questo 2019 si celebra il centenario della nascita di Fausto Coppi e pensate che l'anno prossimo si celebreranno i 60 anni della morte, quindi è un biennio tutto quanto in qualche modo col filo conduttore ciclistico di Fausto Coppi. Ma poi, ecco, appunto negli anni 70 la concretizzazione di questa passione sportiva con la corsa del sole, 5 giorni del sole, 6 giorni del sole, le due tappe sono aumentate e pur essendo una competizione per dilettanti, se voi avete il piacere, il gusto di andare a ricercare l'albo d'oro di questa manifestazione, trovate dei nomi di corridori che sono stati protagonisti, chi ha vinto, chi è arrivato secondo, chi ha vinto le tappe, che poi sono diventati importanti protagonisti del grande ciclismo internazionale. Podenzana, Berzin, Vanzelli, fino ad arrivare soprattutto a un altro grandissimo personaggio del mondo del nostro sport, cioè Marco Pantani. Anche se avessimo fatto le prove sareste stati così per fare, c'è questa, capacità, questo feeling di andare avanti anche con l'applauso al punto giusto, veramente simpatico, proprio a testimonianza dello spirito che ci anima in questa serata. Marco Pantani fu protagonista di una edizione della Corsa del Sole, vinse anche una tappa, arrivò secondo dietro l'argentino Castro in quella edizione, ma evidentemente anche per Marco, come
è stato nel mio piccolo, per me, ma per tantissimi altri personaggi, direi soprattutto pronti, per Francesco Mosè. E non a caso, ancora una volta, è qui al richiamo, pronto al richiamo di Mimmo. Ecco, sì, c'è stato un qualche cosa che va al di là dell'aspetto professionale, dell'aspetto sportivo. Si stabilisce un rapporto, si è stabilito un rapporto per cui, ecco, Francesco appena può viene al richiamo di Mimmo, e lo stesso Marco ha fatto lo stesso, perché passato al professionismo, già diventato un corridore affermato del mondo del professionismo, venne a presentare una sera, autunno-inverno più o meno, eravamo, l'edizione successiva di quell'anno della Corsa del Sole. Venne nonostante fosse fermo dal punto di vista agonistico per un infortunio, venne con le stampelle, ci sono, suppongo, ancora qui nelle fotografie, perché eravamo alla presentazione insieme, e lui venne proprio come atto di amore, di affetto nei confronti di Mimmo, nei confronti della Corsa del Sole, nei confronti dei tifosi, degli appassionati di ciclismo della Calabria. Ecco, questo è stato il senso. Tutto questo allora trova concretezza, trova riscontro proprio anche nella vostra stessa presenza, una presenza così numerosa, così partecipe. Ecco, io credo che è giusto aver detto cominciamo i festeggiamenti, perché la corsa ciclistica è un motivo di festa, il passaggio del giro è un motivo di festa, la partenza di una tappa del giro è un grande motivo di festa. E allora facciamo festa insieme, facciamo festa a questo evento della settima tappa del giro del 2020, del 2020, ma facciamo festa proprio a questa passione ciclistica che c'è qui a Mileto, ma prendiamo Mileto come punto di riferimento di tutti gli sportivi calabresi. Per celebrare questo evento, come vi ho detto che è il primo, quindi ce ne saranno altri, non vogliamo e non possiamo dire tutto quanto questa sera, ci teniamo qualcosa per gli appuntamenti successivi. E allora, intanto oggi abbiamo preparato due o tre filmati proprio per introdurci, magari anche per ricordare, perché qui vedo un pubblico molto variegato, nel senso che ci sono dei giovani, ci sono anche dei bambini, ci sono anche dei palloncini, proprio il simbolo della gioia, della fanciullezza, anche proprio dello spirito fanciullesco, ma ci sono anche delle persone che sono un tantino meno giovani, ecco. E quindi magari qualcuno verrà la voglia di ricordare qualche cosa. Ovviamente sentito della intervista che aveva fatto Mimmo Curzo, qui aveva dato un appuntamento, no? Aspettiamo il 2020, se ne parlerà il 2020. E infatti ne stiamo parlando proprio per il giro del 2020. In questo primo filmato abbiamo visto un po' soprattutto il Giro d'Italia. Adesso il prossimo filmatino è più concentrato sul ciclismo nel Tiburese. Vediamo appunto questo secondo filmato. E abbiamo rivisto la storia, parte della storia del grande ciclismo a Mileto e diciamo nel Tiburese in generale. E avete visto frequentemente intervistato, protagonista, il presidente dello Sporting Club, Mimmo Buzzolini. Io
qui oggi considero tre padroni di casa. Tu sei il primo, gli altri li voglio presentare dopo, tu sei il primo dei tre padroni di casa perché sei l'artefice e io credo che il merito principale di Mimmo Guzzolini sia stato quello di riuscire a coordinare in sinergia le forze, le realtà del territorio, sia quelle delle istituzioni, sia quelle del mondo dell'imprenditoria, perché servono le istituzioni, serve l'imprenditoria per poter realizzare quello che avete presentato, avete presentato negli anni scorsi, nei mesi scorsi, con un sogno e che oggi è diventato realtà. Ecco il microfono a Mimmo, però tu sappi che noi poi a un certo punto abbiamo degli accusati, quindi non ti dilungare. Intanto grazie. Grazie a tutti voi che siete venuti, convenuti qua a partecipare a questo battesimo, ma permettetemi prima di ringraziare gli amici qua, Sua Eccellenza il Vescovo, al dottore Sergio Raimondo, vecchia conoscenza anche perché sei stato commissario e avete fatto una domanda al rappresentante della regione fino a Padre che vi faccio perché è l'uomo che fondamentale il ciclismo in Calabria a cui io darò una mano perché sia il futuro presidente della federazione ciclistica della Calabria. Al sindaco ospite nostro della tappa al signor sindaco di Mileto questo giovane che è il loro programma veramente assieme all'amministrazione comunale e dopo anche devo ringraziare l'uomo più importante qua io non è l'ospite di tutti due però c'è un personaggio che bisogna dare atto e dormimo di Carlo, l'uomo che dalla mattina alla sera vive lungo la strada, con la parte diretta con i giovani, con le persone, con le famiglie che hanno bisogno e lui cerca di tenere una mano. Anche perché avevamo costituito prima un comitato 3 anni fa. E quel presidente è rimasto sempre il signor, qua Sua Eccellenza, Monsignore il Vescovo di questo comitato. E dormimmo assieme al sindaco tutt'oggi, però all'epoca non era sindaco, ha preso di cuore queste nostre iniziative. Ed è una persona che ci dà un grosso aiuto. Dopo voglio ringraziare, permettetemi, gli ospiti qua che dobbiamo benvenire, l'amico di sempre, Gerardo Sacco. Gli amici qua convenuti, vedo la stampa, Maurizio, ma tutti e due Maurizio e Maurizio, le autorità, dalla finanza ai carabinieri, ai vigili del fuoco, l'amico Otello Profazio, in rappresentanza della CICE Mandarano, ma ringrazio tutti, vi abbraccio a tutti. All'amministrazione, a tutti, però permettetemi che in particolare, ma proprio sentito da fuori, non negli ospiti d'onore, ma due miei fratelli, due ambasciatori del ciclismo nel mondo, Francesco che non ha bisogno di essere sempre vicino, in qualunque momento sono stati vicini per circa 40 anni. Siamo vecchi. Permettetemi che voglio anche ringraziare lo Sporting Club, gli amici di sempre qua, vedo Cicci Volotta ed altri. E dicevo, abbiamo iniziato questa attività circa negli anni 70. Negli anni 70 avevamo costituito
una società ciclistica e dopo pochi anni abbiamo realizzato lo Sporting Club, che prima si chiamava Giuseppe Caprino. Io, assieme agli altri, non da solo, ho portato lo Sporting Club ad essere la più grande società ciclistica della Calabria, perché non tutti sanno che lo Sporting Club ha organizzato la prima corsa a tappe in Calabria, 6 giorni, la 6 giorni del sole. È stata la prima ad avere una manifestazione a livello internazionale più importante del Mezzogiorno d'Italia, cioè quando parlo del Mezzogiorno parlo da Roma in giù. È stata la prima società ciclistica ad organizzare il primo campionato italiano di elite, è stata la prima società ciclistica a presentare un progetto e farlo finanziare, quando dovreste riguardarlo tutti i milanesi. La costruzione del velodromo, primo lotto 3 miliardi, purtroppo c'è stato qualcuno che per invidia o per farmi un dispetto ha perso e non ha realizzato l'opera. Io ho approntato, ho dato tutta la mia prima giovinezza e la seconda giovinezza, perché le mie due giovinezze le ho dato a questo sport, ma l'ho fatto sempre con amore, con grande tenacia, con grande coraggio. Ho approntato tutto, anche le parti più pericolose, e ora in questo momento non voglio nemmeno ripetere e ricordarle. Siamo andati avanti e il ciclismo, caro Giorgio, l'ho sempre portato con orgoglio, ho fatto tutto con una grande sincerità, con grande passione, con grande amore, anche quando sono stato presidente regionale. Sono stato assieme agli altri miei amici ad andare a Platì, a portare lo sport a Platì. C'è stato anche Francesco Moser, lì, Gino Barter. Ho regalato 60 biciclette, 60 biciclette ho regalato a quei ragazzi, a cui vi saluto, mando un saluto ai ragazzi di Platì, perché meritano, anche se lì la gente li conosce come 'ndrangheta, come cose, in realtà sono bravi ragazzi, però non hanno la forza di reagire e non hanno la forza nemmeno di sorridere, perché sono stati abbandonati dallo Stato, perché lì non c'è una società, lì non c'è un bar, non c'è un oratorio, non c'è niente. Mando un saluto e fate un applauso a questi ragazzi. Anche per ringraziare la Gazzetta dello Sport, la Gazzetta per me è come una famiglia da 50 anni che l'ho vissuta prima con Torriani, e per dire la verità ogni volta che il giro passava qua da Mileto, Mileto era sempre all'attenzione della Gazzetta, della direzione del giro, tutti i direttori del Giro d'Italia si sono fermati qua a Mileto. Ora siamo arrivati al dunque. Cominciamo a festeggiare, a dare un impulso, a dare qualche cosa alla nostra città, perché è bello parlare di Mileto e di parlare con una pagina rosa, non sempre nera, ma questa volta dobbiamo dare dimostrazione di essere tutti uniti e portare questo compito, così che è un compito gravoso, ma è importante per la nostra città, per la nostra provincia e per la Calabria intera. Mileto, cuore della Calabria intera. Grazie mille. Dicevo dell'abilità di Mimmo di creare la sinergia del territorio, e sicuramente nel territorio un ruolo fondamentale ha il vescovato. Quindi il vescovo Luigi Renzo credo che sia da considerare non solo il vescovo, ma anche un altro padrone di casa, se non altro perché ci ospita in questo Credo che l'entusiasmo di Lino Bozzolini coinvolge tutti. Quando ha cominciato a parlare 2 anni fa
della possibilità di avere qui la presenza della Dama, che non ci credevo granché, però la tenacia è tutto seguito e di frutto, e siamo qui a prepararci, anche se diventualmente, questo momento importante ed esaltante per tutta Mileto e non solo per la Calabria, per il Piemonese in maniera particolare. Dottor Martino, lei ha detto prima che la tappa qui di Mileto esalta gli amanti del ciclismo, no, esalta, ci esalta tutti. Io sono amante del ciclismo, non l'ho mai praticato il ciclismo, però lo seguo, l'ho seguito, lo seguo e mi appassiona anche le imprese di Francesco Moser a suo tempo mi hanno sempre toccato quando ha vinto il record dell'ora, eravamo tutti un po' in grande apprensione. Quando 3-4 giorni fa eravamo in pellegrinaggio della Santa, probabilmente se non ricordo male eravamo a Gerusalemme, arriva la telefonata chiedendo da parte di Don Mimmo di avere la possibilità di utilizzare questa sala per poter tenere questa serata, questo incontro, questa meravigliosa accoglienza del Giro d'Italia in preparazione a quello che poi sarà. Non poteva essere la scelta migliore perché meritava, Mileto non ha altre sale più grandi, e meritava spostarla qui e ne sono felice. Da Gerusalemme aver mandato il messaggio via, come no, poi dall'altra parte, essendo presidente onorario del comitato, non potevo non essere d'accordo. E mi complimento anche con tutti quanti voi per la vostra presenza. Certo, il Giro d'Italia ci esalta tutti. Far partire una tappa da Mileto è ancora più appassionante. Allora, auguri che veramente sia un segnale di ripresa questo 100° Giro d'Italia che attraversa la Calabria, dopo un paio di anni che non veniva anche in Calabria, e che possa segnare veramente quello slancio. Prima di tutto dentro di noi uno slancio che diventi entusiasmo di reagire a questa situazione penosa che stiamo vivendo sotto tutti gli aspetti, dalla sanità alla politica alla realtà lavorativa, che veramente possiamo sentire dentro di noi quell'orgoglio di calabresità che ci faccia uscire da questa situazione di grande precarietà. Auguri. Siamo ovviamente nel territorio, saremo sempre, a parte Mosè che appartiene a tutti i territori, soprattutto. Però qui le realtà del territorio sono importanti, come dicevo prima, dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista degli imprenditori. Dal punto di vista istituzionale, Sergio Raimondo che rappresenta il prefetto. Buonasera a tutti, dalle funzioni la prima cosa porgo a voi il saluto del signor prefetto per un sopraggiunto problema, non è potuto essere qui e io sono felice di questo perché mi ha mandato in rappresentanza, ci vengo volentieri perché come sapete sono stato commissario di questa città 2 volte. E dico subito al sindaco, non intendo tornare da commissario, ma intendo tornare da ospite, e glielo ho già detto, ogni qualvolta ovviamente mi sarò invitato. Sono felice perché questo traguardo, chiamiamolo così, è nato con me, caro Mimmo Guzzoni, perché la candidatura è stata formulata con me commissario. Facemmo infatti un incontro vicino al vescovato e quindi sono felicissimo di questo. Dico che, come diceva il vescovo, è un motivo, l'ho detto anche Moser nell'intervista che ho sentito e che mi ha molto emozionato, è un motivo di riscatto per il territorio tutto, per la provincia intera, e questo dobbiamo dire grazie a Mimmo Guzzoni. Però da ex commissario,
perché lo sono stato fino a 7 mesi fa, mi corre l'obbligo di dire che io ho trovato nel secondo mio incarico commissariale, e ci tengo a dirlo, persone veramente motivate. Noi abbiamo riunito le associazioni ed era questa conferenza, ritengo importantissima, è stata un'esperienza che io sto portando anche negli altri due incarichi commissariali che sto ora svolgendo, ma è un'esperienza importantissima. Lì abbiamo visto che se si vuole si può riuscire, se si fa squadra si riesce. Allora il riscatto sociale senz'altro per il territorio, ma certamente credo che questo sia un traguardo oggi che va a ripagare i cittadini di Mileto, e vi posso dire ve lo meritate tutto. Grazie. Grazie. La presenza di Viva Padre è importante per due motivi, innanzitutto perché rappresenta la regione Calabria, quindi ovviamente il ruolo istituzionale è importante, però le sue competenze civilistiche che lo fanno ipotizzare anche in futuro con un altro ruolo di istituzione, ma questa volta sempre di territorio ma sportiva, sicuramente aumentano l'interesse e anche, suppongo, il piacere di essere qui questa sera. Intanto grazie Presidente, io ho avuto la fortuna di conoscerlo tanti anni fa, io sono stato Presidente del CONI a Cosenza, componente del Consiglio Nazionale, per cui conosco del CONI, conosco l'amore, la passione e l'impegno che lui ha sempre perseguito verso la crescita del ciclismo in Calabria tutto, non solo qui. Lui è stato presidente regionale, pensate, la sede, per correttezza lo dico, la sede del comitato regionale ha voluto tenere a Cosenza, quindi è un grande senso di lealtà verso il ciclismo. Sono qua a portare il saluto del presidente, lui si scusa veramente per non essere presente, ma veramente un impegno improvviso l'ha costretto a rimanere lì alla Cittadella. Voleva essere presente perché lui veramente crede nel valore dello sport. Voi pensate che nell'ultimo anno, questo anno, ha messo a disposizione per il mondo dello sport, l'impiantistica sportiva, 32 milioni di euro, il bando che appena si è concluso, per cui soldi reali, a favore non solo degli enti pubblici ma anche dell'associazionismo. Quindi è un grande impegno da parte della regione. Poi voleva essere presente per stringere la mano a Mosè, perché me l'ha detto, diglielo, perché lui è un grande appassionato, lo è stato e lo è ancora. Per cui saluto veramente tutte le autorità presenti, sindaci interessati delle tappe, è una grande opportunità per i comuni, ma credo sia una grande opportunità per l'intera Calabria, quindi ci sarà l'impegno di uno di noi. Grazie. Beh, io ho detto prima, ci sono almeno tre padroni di casa. Uno era Mimmo Puzzolini, Sporting Club, Mimmo Puzzolini, uno ovviamente è il messore che ci ospita, il più padrone di casa di così, non si può dire. Il terzo non può che essere il sindaco, siamo a Mileto, il sindaco di Mileto, e quindi certamente Salvatore Giordano, il sindaco di Mileto, che praticamente sventolerà più o meno velocemente la bandiera della partenza di quella tappa che poi arriverà dal suo collega di Camigliatello, e quindi lui che abbiamo separato, si parte da qui, poi quando sarà finito l'intervento del sindaco di Mileto porterò il microfono di là, ecco, farò proprio il percorso, anche se questo è un po' più agevole e più chiaro, perché il percorso che faranno loro sarà probabilmente più complicato. Sindaco, è un grande onore per Mileto ospitare la partenza di una tappa del Giro d'Italia. Buonasera a tutti, sicuramente è un onore e non ci piove. Prima di inserirmi nel discorso di questa sera vorrei fare pure io un po' di ringraziamento. A parte che mi onora a me la presenza di
Giorgio Martino, che noi seguivamo da bambini in televisione, questo vuol dire questo che è assolutamente e anche di Francesco Moserra. Ringrazio un po' tutti quanti e vorrei salutare qualcuno che è stato un po' dimenticato, forse il direttore del museo, che speriamo, Mimmo Bulldoni, speriamo che si possa essere ospitante di quel trofeo del Giro d'Italia durante le vacanze natalizie, sarebbe una cosa bellissima, che avrebbe almeno, io penso, almeno 10.000 persone. Ci siamo mossi in questi termini con il consenso postumo del direttore e anche dei sovrintendenti, che saluto, il dottore Codamia, che stasera non è potuto essere presente perché è stato trattenuto dal Ministero a Roma, anche il dottor Sudano, che è rimasto per strada intrappolato in un guasto tecnico della sua macchina. Volevo salutare tutti i sindaci che sono presenti, vedo direttamente Giulio Russo, Piricari, Rita Futuri, Cantari, c'era Pasquale Caparra, è uscito, anche Francesco Mazzeo di Cesteniti, Antonio Arena di Ionari, sì, di il sindaco di Cardo, il collega di Cardo, il sindaco di Capigliatello non lo trattiamo, lo tratteremo in fondo perché è la tappa di arrivo, quindi arriveremo anche a Capigliatello. E poi volevo salutare il consigliere provinciale Washington e un saluto anche al presidente della provincia Solano, che al congresso nazionale ANCI, altrimenti sarebbe stato con noi, ma è con noi, con il cuore, e speriamo anche con altro, perché quello non guasta mai. Saluto Sua Eccellenza, il viceprefetto Raimondo, il dottore Abate e Don Mimmo, ecco, guardate, saluto un po' tutti quanti voi, i cittadini di Mereto che sono presenti, anche il dottor Baracato della Regione, quando andiamo lì ci ospita con le braccia aperte, il cuore aperto, con le braccia aperte, forse il portafoglio non è tanto aperto, ma non dipende da lui, speriamo che si apra anche questo portafoglio in maniera definitiva per questi comuni, e la stampa, dottore Sacco e tutti gli altri. Non vorrei aver dimenticato qualcuno prima, però ecco, cosa vi devo dire questa sera? Vi devo dire alcune cose secondo me molto importanti, perché è chiaro che all'interno di una manifestazione sportiva, un comune come Mileto, che cosa c'entra come Capigliatello Sinale? C'entrano per il fatto che noi operiamo per cogliere tutte le opportunità, e la mia maggioranza e anche gli altri consiglieri che per iniziare saluto, sono stati invitati tutti quanti, ci sono tutti presenti, e ci abbiamo sempre creduto, perché noi riteniamo che questa è cogliere le opportunità per un territorio, questa è un'opportunità per Mileto, per la provincia, per tutta la regione Calabria. Non c'è il Presidente della Regione, glielo avrei detto, ma lui lo sa che è un'opportunità. Il Presidente della Regione, quando io gli dissi, Presidente, guardate che verrò a chiedervi un contributo, perché anche di quello si deve parlare, mi disse, ma perché, dice, Mileto che c'entra? Dico, Mileto parte la corsa. Ah, Mileto Capigliatello Sinano, lui già sapeva che arrivava Capigliatello Sinano, quindi ed è rimasto entusiasta anche di questo percorso. Poi siamo andati con Luzzoni alla presidenza della regione, abbiamo illustrato un po' questo percorso ed è veramente molto bello, perché parte da Mileto, attraversa la provincia di Vibo e scende verso lo Ionio e risale da Caranzaro sulla Sila Piccola e poi va fino a raggiungere la nostra seconda perla di Calabria, che è Capigliatello Sinano. E quindi a questo punto saluto il dottore Salvatore Monaco, che è il mio collega, diciamo, interposto nella tappa di chiusura di questa tappa di giudicità. E Mileto chiaramente ha colto l'opportunità, noi, io personalmente, ci abbiamo sempre creduto. Mimmo Bulldoni lo dice da tempo che vuole fare questa tappa del 2020. Io non ero sindaco, eravamo addirittura all'opposizione e quando dicevamo tra di noi, se saremo noi lo faremo a costo di fare grandi sacrifici, perché i sacrifici ci sono, dottore Martino. Una comunità piccola come quella di Mileto, piccola ma importante, ci arrivo subito, consentitemi, devo intrattenermi 2 o 3 minuti in più forse degli altri. Una comunità piccola ma grande sotto il profilo storico meritava questa tappa del Giro d'Italia, perché qui, come bene ha fatto poco fa Mimmo, a ricordare che purtroppo alcuni eventi negativi, nei
nefasti di questo territorio ci hanno portato sulle cronache nere, noi stiamo lavorando per questo. Noi stiamo lavorando, ci sta lavorando Mimmo Bulsomì, che ci crede tantissimo da sempre. E devo dire, gli applausi per lui non finirebbero mai, anche se sembra un po' cocciuto, un po' testardo nelle sue decisioni, ma generoso quanto non mai. E questo lo dobbiamo dire, glielo dobbiamo riconoscere, ed è per questo che io ho deciso, insieme alla maggioranza, nonostante i sacrifici, di stare veramente vicino. Vicino non solo a livello economico che serve, ma a livello proprio affettivo, a livello spirituale, consultirsi proprio per dare un contributo per poter fare questa, per poter realizzare questo che è un sogno per la nostra comunità. E guardate il caso come ci sovviene. A un Mimmo si interpone un altro Mimmo con un Don davanti, e allora il cerchio si chiude. Don Mimmo Di Carlo, che non è da tralasciare in questo sogno realizzabile qui a Mileto, perché il suo sostegno spirituale e morale è maggiore sicuramente rispetto a quello che posso dare io, sono preso anche da tanti altri mille piccoli problemi quotidiani, e Salvatore Moni combatte la testa, come magari anche Giulia e Enrico lo faranno tra poco, perché i comuni sapete che abbiamo mille piccoli problemi che ci portano a deviare l'attenzione dalle cose più grosse. Però noi ci abbiamo creduto, ci crediamo tuttora, perché noi riteniamo che il Mileto possa essere valorizzata insieme all'altra parte del territorio calabrese. E vorrei ricordarlo agli ospiti. Mileto che cos'è? È una città, Mileto, si fregia dell'onore di essere città, una città che ha dato sede alla prima diocesi di rito latino del Meridione d'Italia, dopo la rilatinizzazione da parte del Conte Ruggero, che qui si fermò a 2 km di distanza e fondò la diocesi di Mileto, proprio la fondò per sua intercessione, proprio perché lui riuscì a riconquistare il sud, le chiese del sud alla religione cattolica. E quindi diciamo che c'è una storia da valorizzare, una storia che non tutti conoscono, e noi ci stiamo impegnando in questo senso. In questi giorni abbiamo riaperto il parco medievale archeologico che sta qui a 2 km da Mileto, ci stiamo impegnando moltissimo. Abbiamo ricevuto un finanziamento da parte della sovrintendenza per 350.000 euro per valorizzare il parco archeologico. Abbiamo un museo molto bello qua vicino, non so chi ha avuto modo di andarlo a vedere, ma sicuramente lo conoscete un po' tutti, che è magistralmente diretto al dottore Nigrelli, Faustino Nigrelli, che saluto ancora. E poi cosa c'è a Mileto? C'è la diocesi, non ce la dobbiamo dimenticare. C'è il suo eccellenza Monsignore Renzo, che la conduce in maniera eccellente, ma non solo questo. Lui si sta impegnando con noi nel Comitato Cultura, quindi è molto vicino alla comunità per dare ancora anche lui un impulso per la crescita di questa comunità. E noi siamo fortemente impegnati per questo. Ecco perché abbiamo sposato questa iniziativa, che è un'iniziativa sportiva, ma che è un'occasione di rilancio. Noi, come vedete, abbiamo creato insieme, accanto al simbolo del Giro d'Italia 2020 ufficiale, ce n'è uno piccolino, che è il sindaco di Campidello, di Spezzano, che richiama il simbolo. Però che cos'è? Cosa rappresenta? A tal proposito vorrei salutare Enzo Carone, che ci ha aiutato a farlo questo simbolo. Rappresenta un re normanno, perché quelli sono i colori che porto anch'io sulla mia cravatta oggi, il blu, il bianco e il rosso degli Altavilla, del genere normanno. Quindi un re che parte sulla bicicletta da Mileto, quindi è una corsa che diventa reale per noi, quella di Mileto. Abbiamo fatto un simbolo, abbiamo fatto anche altro, ci siamo impegnati. Io sono stato a Milano insieme a Mimmo Bulsomì e vi posso garantire l'orgoglio che ho sentito dentro come cittadino di questa terra nel fatto che in una sala grandissima della RAI veniva proposto il nome di Mileto come tappa di partenza del Giro d'Italia. È stata una emozione che ho sentito dentro, che io ho voluto trasmettere ai miei concittadini, a quelli che mi conoscono tramite Facebook, perché io scrivo spesso su quel social, scrivo per informare i cittadini, perché siamo trasparenti, vogliamo la comunicazione. Anche oggi ho fatto un post ricordando che oggi Mileto, salutando tutti voi che siete ospiti della nostra città,
Ricordate che il metodo è oggi, si sarebbe dipinta da oggi fino a 6 mesi di rosa. Tutte le manifestazioni che faremo saranno tutte con il nostro simbolo alle spalle del Giro d'Italia, culturale o non. E allora oggi ho visto tanta gente ha messo dei like, dei mi piace, e ho visto che c'erano anche dei cuori. Allora questi cuori, sono andato a vedere di chi sono questi cuori, erano cuori, anzi sono cuori dei nostri concittadini emigrati, sono loro che dicono di essere orgogliosi di vedere finalmente questa città agli onori di cronache belle. E quindi è una cosa che oggi mi ha fatto molto piacere, perché noi che siamo qui su questo territorio, che abbiamo le risorse qui, dobbiamo lavorare per valorizzare le risorse, per rendere ancora più orgogliosi quei nostri cittadini che purtroppo non hanno la fortuna di stare qui con noi. E quindi è una terra bellissima la nostra. Vorrei ricordare anche sul territorio comunale di Mileto c'è un'altra cosa importante, c'è Natuzza, c'è tutto quello che è l'opera Pia di Natuzza Evola. E come sindaco non posso non ricordare la presenza di questa donna sul territorio, che sarà da questo punto di vista certamente affiancata, come noi oggi abbiamo affiancato il Giro d'Italia, per costituire quel tre di non che si può avere tra la cultura, tra lo sport, la religione, dalla diocesi da una parte e questa manifestazione appunto di religiosità profonda che è l'opera di Natuzza Evola. E quindi certamente un territorio importante che noi pensiamo di poter valorizzare, questa è un'indicazione. Devo continuare a ringraziare Mimmo Burzumì per quello che ci ha concesso di fare, l'onore di essere presenti qui in questo momento, non da semplice cittadino ma da primo cittadino. Questa è una cosa molto bella, una cosa che mi riempie di orgoglio. Oggi in televisione ho sentito Mimmo Calopresti, che tutti voi conoscete, ha fatto un'intervista perché ha presentato il suo ultimo film che si chiama Aspromonte, un film bellissimo sicuramente, perché ho visto solo qualche immagine, e lui è stato intervistato. Cosa ha detto Mimmo Calopresti? Ha detto: guardate, io sono calabrese e ci vengo poco perché sono in giro per il mondo, sono in giro per il mondo, però avendo fatto qui, stazionato qui con un certo periodo di tempo per fare questo film Aspromonte, poi appena finito il film me ne sono andato lì alle università a fare delle conferenze, e vi posso garantire che noi siamo nel paradiso, la nostra terra è bella, e questo che noi dobbiamo fare, dobbiamo valorizzarla e dobbiamo portare avanti queste cose, e il giro è un'occasione giusta per fare questo. Quindi con queste speranze nel cuore, con questo orgoglio di primo cittadino, che accolgo questa tappa del giro Mileto per Mille Delusilano. Grazie. Mille Delusilano, ma un sindaco che si chiama Salvatore, un altro sindaco che si chiama Salvatore Monaco. Grazie. Grazie a tutti, ringrazio il sindaco di Mileto, tutti voi, gli organizzatori che avete voluto la mia presenza. Grazie per la bellissima accoglienza. Oggi e da oggi fino a maggio le nostre due città saranno unite in questo percorso, saranno unite per questa bellissima manifestazione, un grandioso evento. Noi, come comune di Spezzano Sila, che è poi il comune della località turistica di Camiglia dello Silano, non abbiamo tutta l'esperienza che avete voi qui a Mileto, quindi sicuramente vi contatteremo spesso, vi chiederemo anche una mano, perché questo è un evento che richiede tanta forza, tanta energia da tanti punti di vista e soprattutto una buona organizzazione. Quindi a Camigliatello il Giro d'Italia manca dall'82, quindi quasi 40 anni, per cui anche noi come amministrazione comunale abbiamo puntato tantissimo a riportarlo sulla Sila, a Camigliatello. Il tuo discorso, sindaco, rispecchia in pieno quelle che sono le mie idee, quindi hai detto benissimo tutto tu, le nostre difficoltà, le nostre problematiche quotidiane, e credo che però questo
Giro d'Italia sarà una grandiosa opportunità per valorizzare, per far apprezzare i nostri bellissimi territori che sono ricchi di cultura, bellissimi paesaggi, ricchi di storia. Noi ad esempio abbiamo a Spezzano il terzo santuario fondato da San Francesco di Paola, Spezzano Sila, quindi oltre ad avere Camiglia dello Silano e la Sila abbiamo tantissima storia e cultura, tantissime belle cose per far emergere sempre più anche a livello, soprattutto a livello nazionale, a livello internazionale, anche le cose belle dei nostri territori e della Calabria. Quindi un segnale di speranza, un'opportunità straordinaria per il nostro territorio, e credo che con l'impegno, insomma, con la passione che soprattutto qua ci mettete, potremo dimostrare la nostra parte migliore, il nostro volto migliore. Quindi grazie veramente per l'invito, per l'accoglienza. Ovviamente vi aspettiamo anche noi a Camigliatello, vi inviteremo da qui a breve perché faremo anche noi una iniziativa di presentazione. Grazie per l'accoglienza e spero che questa opportunità possa rappresentare anche una futura collaborazione anche successiva al giro tra le nostre due città e i nostri territori. Grazie mille, grazie ancora. Salvatore, ma da Mimmo a Mimmo, i due bimbi sono stati veramente magna pars in questa vicenda. Mimmo Di Carlo. Grazie. Anche io voglio fare dei ringraziamenti a Mimmo, al professor Mimmo, per aver accolto questo invito a realizzare questa partenza da Mieto, poi a Vesco, che è stato veramente gioioso, dice se è vero, contentissimo, ecco. E la sua presenza veramente mi rallegra tantissimo, anche perché vivere questo momento così bello a Mieto della partenza del Giro d'Italia significa riscoprire l'entusiasmo dei calabresi, l'amore che hanno nel cuore i calabresi. Ogni giorno sentiamo notizie terribili di questa nostra terra. Finalmente parlare di qualcosa di positivo che ci aiuta a richiamarci a questa collaborazione, a questa sinergia, a questa fraternità, è qualcosa di bellissimo. Il ciclismo è fraternità e amicizia. Penso che sono parole che noi tutti portiamo nel cuore e che dobbiamo essere veramente felici, ecco, di vivere fino in fondo. Ecco, noi siamo la sede della diocesi, amare la Chiesa, Gesù, l'ubbidienza al Vescovo, non è di moda. E penso che dobbiamo tutti quanti come cristiani scoprire questa ubbidienza, se vogliamo ricreare e fare nuove tutte le cose. Il ciclismo è un'obbedienza, una spada, a un direttore, a delle regole. Ecco, facciamo in modo che queste regole siano veramente nel nostro cuore, nella nostra vita, e possano ispirare il nostro cammino di calabresi, di gente generosa, buona, accogliente. Ecco, cerchiamo di scoprire e far vedere al mondo intero, attraverso questa occasione del ciclismo, le cose belle che ci sono dentro il nostro cuore. Grazie a tutti. Sentito più volte, e quindi a te il compito di chiudere questa serie di interventi, proprio ricordando anche magari questa ormai pluriennale amicizia con Mimmo e col territorio di Veneto. Grazie, buonasera a tutti. Ma io capito spesso da queste parti, perché l'amicizia che ho con Uzumi è anche un po' impegnativa, perché lui si può dire che ogni anno mi chiama di venire perché c'è la corsa, perché c'è qualche evento, c'è qualche manifestazione. Prima venivo più spesso quando c'era la corsa del sole, prima ancora venivamo col Giro d'Italia, in Maglia Rosa, da queste parti ho vinto una tappa a Diamante. E poi una volta
c'era anche il Giro di Reggio Calabria, che era uno dei primi appuntamenti della stagione ciclistica professionistica, e ho avuto la fortuna di vincere anche quello. Purtroppo adesso queste corse, tranne il Giro d'Italia, non esistono più, né la Corsa del Sole né il Giro di Reggio Calabria, che era una classica al suo tempo e veniva corsa da tutti i corridori nazionali, internazionali. E per fortuna che c'è il Giro, e per fortuna che Buzzumi è stato capace di mantenere sempre le relazioni con la Gazzetta dello Sport, che non è che ci siete solo voi, ma ci sono tanti paesi e chissà quante richieste hanno avuto, perciò avere la fortuna di avere la partenza della tappa credo che sia importante. Qui avevamo fatto l'anno che partiva il Giro a Reggio, c'era il primo Gran Premio della Montagna qui a Mieto, che ero venuto qui a vedere il passaggio, perché io ormai 15 anni che faccio il Giro con la Banca Mediolanum, che è lo sponsor del Gran Premio della Montagna, e lo sarà anche l'anno prossimo, e penso che sarò il seguito del Giro anche l'anno prossimo, perciò ci fermeremo, se eravamo fermati l'anno scorso, due anni fa, e sarebbe magari lì che c'era il traguardo. E comunque è sempre bello passare da queste parti, ma come ho detto in un'intervista di quando c'era la Corsa del Sole, mi piacerebbe che ci fossero tanti corridori calabresi, magari in gruppo, qualcuno c'è stato, però ci vorrebbe, diciamo, una certa continuità. Non è facile, perché oggi fare lo sport a un certo livello è impegnativo, e anche, diciamo, quei tempi che sono cambiati. L'Italia, che prima si può dire che era protagonista assoluta del gruppo, oggi siamo un po' in ribasso, perché non abbiamo neanche una squadra di prima categoria, abbiamo due o tre squadre professional che partecipano al Giro. Però i nostri corridori, prima noi portavamo in Italia corridori come Merz, come Dell'Arni, come Bello, come Munich, che hanno vinto il Giro d'Italia, e adesso invece i nostri corridori, che di Nibali, di Gianni, che ha vinto il campionato europeo, che è Trentino, tutti insomma devono correre in squadre straniere, perché in Italia non ne abbiamo più neanche una di squadre del World Tour, e credo che questo, insomma, ciclisticamente parlando, sia un po' un danno, ecco, anche se i corridori li abbiamo, perché sono sempre protagonisti nelle gare. Oggi è molto più difficile che nei tempi, perché con la globalizzazione sono arrivati i corridori da tutto il mondo, dall'Australia, dagli Stati Uniti, dal Sud America, e visto quest'anno il Giro e il Tour sono stati vinti da due corridori sudamericani, e magari succederà anche l'anno prossimo, non si sa, perché comunque questa tappa è anche molto impegnativa, perché qua in Calabria in pianura ce n'è poco, poi si arriva su la Camiglia Tese, se ero arrivato, non me ne ricordo molto le strade che abbiamo fatto quella volta, poi non ci sono più passato, però mi ricordo che era sempre su e giù e curve, non è che si sta tanto a ruota in questi percorsi, bisogna, la corsa diventa molto individuale, ecco, in questi percorsi, e si verrà dalla Sicilia, dove si, il giorno prima, no, due giorni prima si farà l'Etna. E credo che la classifica avrà un certo volto, diciamo, quando arriverà qui, ma qui potrebbe cambiare ulteriormente, perché adesso far pronostici è difficile finché non si sa, i corridori che partono non si possono far pronostici, però sembra che ci saranno corridori molto importanti a via, e allora sarà sicuramente un bel giro. Purtroppo parte dall'estero, avremo tre tappe in meno in Italia, e ci sono, io insomma giro l'Italia un po' dappertutto, e tanti si lamentano che non avranno neanche il passaggio del Giro, non le tappe, ma neanche, perché tutta la parte del Tirreno praticamente
non sarà toccata dal Giro, il Lazio, la Toscana, anche la Campania, si andrà su per l'Adriatico, insomma, ci saranno le tappe anche sulle nostre montagne, perché non possono mancare, diciamo, quelle tappe lì. Speriamo che non continui a indicare come adesso, se magari lo stelio credo che sia un po' a rischio, ecco, perché ci sono già metri di neve in cima allo stelio e siamo appena all'inizio dell'inverno. Comunque io ringrazio Uzumi che ha saputo avere questa tappa, ringrazio tutti voi e spero di vedervi il giorno 15 di maggio alla partenza. Grazie. Allora, per concludere, normalmente alla fine di una tappa che succede? Vengono date le maglie a chi è primo classifica, classifica dei giovani, classifica degli scalatori e così via. Mimmo Puzzomi anticipa i tempi e già segna maglia rosa, maglia blu, maglia ciclamino, maglia bianca, già assegnata. Allora, Mimmo e Francesco consegneranno le maglie e poi consegneranno anche le targhe ad alcuni amici e ospiti e autorità che riceveranno in anteprima appunto queste maglie. Cominciamo con la maglia rosa. In modo a beneficio, facciamo una cosa, mettetevi centrali a beneficio dei fotografi e degli operatori, altrimenti se no poi dopo non riprendono bene il tutto. Eccolo. La maglia blu va invece a Gerardo Sacco. Però sei scalatore, è quella della montagna questa, però ma sono stato da Gerardo, io voglio un pensiero, no, vedo che sono stato più successo perché ho avuto l'anno scorso la maglia rosa in azienda la montagna, ma per lui aggiungere si va da accumulo, la maglia rosa è già tua. L'anno prossimo prenderai quella bianca dei giovani. A proposito di giovani, stasera ho dato veramente l'amico Sera e poi l'amico di tutti, perché da Tredunion Mimmo Puzzomi ho rivisto un amico carissimo più di 30 anni, ma perché ci dobbiamo vergognare? No, diciamo, perché è così bello, così siamo fortunati a esserci e quindi veramente ci sentiamo benedetti da lassù. Quindi speriamo di vederci ancora per molto tempo e poi vi ringrazio veramente perché avete parlato di cose positive ieri sera di Mimmo Calabrese, un altro calabrese, e ieri sera sono stato onorato di essere stato invitato lì alla prima di questo film che parla di un film di speranza soprattutto, perché mi sta tenendo proprio più spenta nel parlare male. Comunque posso dare queste due cose al fratello cugino, non posso. E allora io in prima persona, se non lo toglie la cifra in comune, mi farò un mutuo e mi porto a casa. Allora, maglia ciclamino è prevista per l'imprenditore Francesco Cascasi, la ritira l'amico e collega Maurizio Isardà. La maglia era Franco. È dei velocisti questa. Maurizio, anche tu hai alcuni punti, visto che questa è la maglia
appunti, hai anche tu alcuni punti da ricordare. Sì, buonasera, prima di tutto io penso che il complimento più importante questa sera è giusto rivolgerlo a Mimmo Funzionino, Presidente. Portare il Giro d'Italia in Calabria, a mio avviso, non è cosa di poco conto. Da qui nasce, questo fa capire soprattutto l'amore, la passione, l'entusiasmo e la determinazione. Alla fine è il tutto della vita. Noi abbiamo questa grande fortuna, facciamo questo lavoro con grande amore, lo facciamo senza guardare un orologio, perché è un po' la nostra linea. E lui è la stessa cosa, è l'esempio realmente, potrebbe essere un modello realmente per tutti, come un modello è Domenico Lingardi. Rappresenta un po' la storia non solo di Mileto della Calabria, per quello che ha sempre dato nella vita, non per interesse, ma per amore. Che è destinata a Lucio Campo della Camera di Commercio, che è assente, intanto la ritira Mimmo, la conserva e poi la consegnerà personalmente a Lucio Campo. Di giovani, ecco, questa è quella dei giovani. Quella dei giovani, è chiaro, e quindi giustamente la prende Mimmo. Abbiamo anche il pro di una centinaia di dati, no? È un po' di meno. Allora, ovviamente cominciamo con Monsignor Luigi Renzo, Vescovo di Mileto. Andate a consegnare la larga al Vescovo. Poi adesso cito le persone a cui sono state destinate queste tacche. Potrebbero non essere presenti o non essere ancora più presenti perché magari impegni di lavoro, ma potrebbero esserci eventualmente dei rappresentanti che la possono ritirare. Cominciamo con il colonnello Bruno Capici, comandante provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia. Se non c'è, se c'è però un rappresentante dei carabinieri, può venire a ritirarla e poi la consegnerà. Perfetto. Questa è la stazione di carabinieri. Poi c'è un'altra targa per il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, Marina, Roberto Prosperi. Se non c'è Roberto Prosperi, ma c'è qualcuno della Guardia di Finanza, può eventualmente ritirarla e poi consegnarla. Se c'è, se non c'è, resta qui e ovviamente Mimmo provvederà poi a farla pervenire. Il colonnello Pasquale Ciocca, comandante, non c'è, della pubblica sicurezza, della polizia stradale, c'è però rappresentanza della polizia stradale. Una targa per l'ingegnere Giampiero Rizzo, comandante dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, oppure come sempre il suo rappresentante, qualora ci fosse, qualora non ci fosse, Mimmo in camera anche la targa dei Vigili del Fuoco. Capitaneria di Porto, Giuseppe Spera. Capitaneria, nessun capitano. Sergio Raimondo della prefettura, che è il viceprefetto, lui è già presente. Questo è il personale di Sergio Raimondo, Salvatore Patania, dirigente del segretariato regionale del MIBACT della Calabria.
oppure il rappresentante del MIBA. Sì, certo, perfetto, benissimo. Salvatore Monaco, sindaco di Camigliatello, che abbiamo già visto prima. Pasquale Motta, direttore generale dell'ACI. E poi adesso con molto piacere per chiamare un altro grande personaggio, Modello Profazio. È lo stesso discorso che fate come con Gerardo Sacco, non diciamo da quanto tempo non ci si noi c'è diciamo. E noi di più, ma non altro di più, non ti avevo riconosciuto, prego, grazie, grazie per la maglia rossa che io avevo avuto da te per due anni fa, grazie. Segretario comunale Vittorio Bianco. Sai che c'è ancora un ricco parterre di, attenzione che mi è caduto qualcosa, c'è un ricco parterre di fotografi ancora presente. Tommaso Giudicissi, direttore PPR. Non c'è Matteo Cavallella. Emilio De Pasquale. Antonella Rovella. Prego maestro, dunque, dobbiamo fare i doveri, che qua meglio di Gerardo non c'è nessun altro. Premiamo Francesco Mosè e Giorgio Battista. No, perché chi mi conosce sa che a me piace raccontare la mia terra, quindi non ho fatto altro che, avendo la fortuna di avere due amici così importanti, allora ho attinto al nostro passato. Questo si chiama il nostro, nel cotone si chiama un salaturo, non so da voi come si chiama. Praticamente è una, essendo una regione povera, si vive con le provviste, cioè si vivevano i salati, le universiti schiacciate, le melanzane, e quindi ora i freezer non servono più queste cose. Però noi manteniamo le nostre tradizioni.
quindi da una parte c'era la mia griffa, dall'altra parte c'era questa maschera autobagna, quelle maschere che stavano sui templi di Mario Greci, successivamente sui palazzi cattivizi, scacciavano gli spiriti del male, cioè c'è l'enzo con Calabria, c'è cioè, il portatore di fortuna, saluto e felicità, fanno parte delle credenze popolari, non si veniamo perché ovviamente sarebbe troppo comodo facile, però io devo pur vivere e faccio questo, di questi lavori. E allora, quando sai che fate l'ottimo vino, questo può diventare un antico territorio, ma che diventa moderno portoghiaccio, cioè la tua risalutina che ho assaggiato veramente con grande, e che questa maschera sia fuori dentro del messaggio contenuto. A Giorgio sei un piccolo salvaturo, perché io e da giornalista l'ho usato come portapenna sul tuo, sulla tua scrivania, dove hai scritto pagine bellissime di sport e anche di vita. Ti ringrazio veramente. Ecco, questo è veramente tutto, però è tutto solo per oggi, come ho detto. Questo è stato soltanto il primo dei momenti di festeggiamento per l'assegnazione della tappa del Giro d'Italia a Milano. Ci saranno già a brevissima scadenza, perché nel mese di dicembre, prima di Natale, sono previsti altri due incontri, uno fuori casa a Milano, praticamente a casa del Giro d'Italia, e l'altro proprio qui a Mileto. Quindi tenetevi pronti, controllate la vostra agenda, perché fra un po' Mimmo Bolzoni vi farà sapere come, dove, quando e perché ci saranno i prossimi appuntamenti. Grazie a tutti di essere qui.